stava male, no, facevo che d'estate la verdura, rape, le pulezze, ammazzavamo i mali nostri, il pollo, il coniglio. E sì, il male se stava quasi quasi meglio dove. Non per niente, ma a me si mangiava la roba genuina. Sono 17 e hanno più di 90 anni. Quasi tutte sono nate in famiglie mezzadriglia aretine e hanno raccontato la loro vita, quella delle ragazze degli anni 20 e 30, nel libro di Claudio Repec, Le donne silenziose. Oggi alcune vivono da sole, altre con i figli. C'è chi passa le giornate senza più l'assillo di problemi economici e chi conta i soldi per arrivare alla fine del mese. L'ultima parte della loro vita le ha rese diverse le une dalle altre, ma tutte conservano lo stesso coraggio che hanno avuto in anni difficili, i peggiori del Novecento. 17 donne intervistate, adesso hanno 90 anni. I loro racconti sono degli anni 30, quando erano ragazze e quando erano giovani. Loro hanno vissuto la peggior fase del Novecento, quella a cavallo delle due guerre. Hanno vissuto la seconda guerra, la fame, la miseria, il tentativo di trovare una via normale. E hanno fatto tutto questo con determinazione, con pazienza, con orgoglio e con dignità. Sono un esempio non solo di un pezzo di storia, ma anche di un sistema di valori. Ecco, che cosa lascia questo libro? Che sapore lascia? Lascia il senso di com'era l'Italia nella prima metà del Novecento e fa rimpiangere non è il termine giusto, comunque sottolinea l'importanza che avere dei valori alla base della propria esistenza è fondamentale. Sono stati i valori che hanno portato queste donne a condurre, a sopravvivere una vita estremamente difficile. Oggi i valori ci sono, si sono persi, sono annebbiati, sono appannati, come sono? Probabilmente ce ne sono altri. Non voglio fare una graduatoria, ognuno ha i suoi valori. Quelli che a me perlomeno hanno trasmesso queste donne sono valori che ritengo fondamentali. Io ho fatto la quinta elementare, mi mandarono i genitori a imparare la sarta, era una cugina della mia mamma, e facevo 2 chilometri al giorno, 2 andata e 2 al ritorno. Poi dopo, prima del fronte, io mi ero già cosata, completata nel mio insegnamento da sarta e mi misi in casa a lavorare, comprai la macchina e poi da lì dopo lavoravo in casa, ma prima sono stata a imparare e poi dopo quando venivo a casa aiutavo i genitori.